GF VIP 7, Murgia trova Tavassi e Nicole nel van, scusate ragazzi. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 gennaio, nella casa del grande fratello VIP, Nicole Murgia è stata involontariamente protagonista di un episodio piuttosto imbarazzante. L'attrice romana stava cercando la coinquilina Joelle De Donà e ha aperto il van. Ma all'interno ha trovato Edoardo Tavassi e Nicole in curvaia in atteggiamenti intimi. Dopo un breve momento di imbarazzo, Nicole si è scusata con entrambi e quindi è tornata in salone dagli altri concorrenti. Riferendo a Luca Onestini, chi aveva appena trovato nel van. Durante la festa a tema del sabato sera, Edoardo Tavassi e Nicole in curvaia hanno deciso di dedicarsi di isolarsi dal resto gruppo per farsi delle coccole. In particolare, i due coinquilini si sono rifugiati nel van che si trova nel cortiletto della casa di Cinecittà. A un certo punto Nicole Murgia si è messa alla ricerca dell'amica Joelle De Donà. L'attrice romana, non vedendola in casa, prima ha chiesto a Luca Onestini dove si trovasse. Poi, nel sentire la voce di Joelle in lontananza, Murgia ha quindi pensato che si trovasse nel van. Di conseguenza Nicole ha aperto la porta senza esitare, ma all'interno ha trovato Tavassi e Nicole in curvaia in atteggiamenti intimi. Nicole, in evidente imbarazzo, è scoppiata a ridere e ha chiosato: "Scusate ragazzi, scusate". Una volta tornata in casa, Luca Onestini, che in quel momento era intento a giocare a scacchi, ha chiesto alla coinquilina chi avesse trovato a limonare Murgia. Ha fatto il nome di Tavassi e Nicole: "Stavano facendo roba". L'episodio accaduto, Nicole Murgia ha visto involontariamente coinvolti Nicole Tavassi, non è passato inosservato ai fan del reality show attivi sui social network, i quali hanno espresso vari commenti. Su Twitter alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento dell'attrice romana, affermando: "Ma questo vizio di aprire il van non lo perdi e l'educazione in casa non esiste proprio". Qualcuno ha scritto: "Murgia è veramente imbarazzante", e un altro utente ha aggiunto: "Ma questa è fuori di zucca". Un altro telespettatore invece ha fatto notare: "Luca ha chiesto apposta a chi stava limonando. Ma lei poteva evitare di dire chi c'era nel van. Spero che non vada a dirlo a tutta la casa".